scrittrice, vivo qui a Londra e volevo, diciamo, rompere il ghiaccio con una storiella tratta dal repertorio di Della Costa. Allora, il protagonista della nostra storia è un tale che ai giorni nostri trova la lampada della prima e ha a disposizione un genio che fa brillante le sue desideri. Ora, va detto che questo tizio purtroppo non aveva avuto modo di studiare per un motivo o per un altro, cose che non sappiamo. E quindi quello che interessa è proprio recuperare da quel punto di vista. Allora, subito, no, genio, io voglio essere estremamente intelligente. Fatto, nessun problema. Si ritrova subito che sa fare il cubo di numeri con una mano sola. Risolve da cima a fondo la settimana enigmistica. Legge senza problemi la teoria della relatività. Capisce le regole del baseball. E addirittura, trovandosi davanti alla lavatrice, non solo capisce qual è il pulsante che deve prendere per farla partire, ma addirittura si rende conto che una volta che si è tutto fermato, la roba che ci sta dentro, la stesa. Che bella da pensare. È un grande passo voluto. Capisce che la diritta via è tutto meno che smarrita e quindi parte col secondo desiderio. Genio, io voglio essere estremamente intelligente, però voglio anche essere corto. Fatto, nessun problema. Rilegge la relatività e questa volta la capisce. E diventa ricco con i pezzi televisivi, risolve il terzo teorema di Fermat e gli danno il Nobel per la matematica. Risolve la crisi finanziaria mondiale e gli danno il Nobel per l'economia. Trova la cura per il cancro e gli danno il Nobel per la medicina. Risolve i problemi del Medio Oriente e gli danno il Nobel per la pace. Risolve la situazione italiana e gli danno il Nobel per la fantascienza. Si rende conto che questa è esattamente la sua strada. Ancora più conto, però, voglio anche essere intuitivo. Fatto, nessun problema. Però, poi non ti lamentare quando ti verranno le mestruazioni. Maria Economides. Buonasera, ben arrivati. Io sono un invitato come voi e quindi voglio ringraziare il console generale, Italian for London e il direttore dell'Istituto di Cultura per aver organizzato questa splendida serata. Non vi voglio dilungare, la festa delle donne sarebbe una splendida occasione per fare della retorica, non è assolutamente vero. È la festa che ogni società civile dovrebbe peraltro celebrare, perché è la festa contro la discriminazione, è la festa contro la violenza, e quindi vuol dire che è la festa per le pari opportunità e in realtà per la crescita civile della società, e in particolare delle nostre donne. E attraverso le donne che oggi vengono a rappresentare questa festa, in realtà si celebrano i diritti umani, i diritti dell'uomo in senso lato, uomo e donna, e i diritti quanti si trovano nei paesi nei momenti di disperazione. È una festa di grande civiltà che noi celebriamo assieme e che questa sera dedichiamo alle donne, ma che dedichiamo a tutti gli uomini e a tutte le donne. Buonasera. Invito sul palco la signora Monica Bellucci. Ma questa è una città così speciale, nel senso che anche se è una metropoli, c'è in questa città una grande qualità di vita. È sicuramente una delle città più internazionali, una creatività che si legge ad ogni angolo di strada. La signora elegantissima e strict convive in armonia con il punk. E quindi è una città che mi fa sentire estremamente libera e per il mio lavoro è anche un punto molto importante fra l'Europa e l'America. Quindi insomma, una città che è veramente molto molto qualità. Se, sappiamo che insomma, tu sei sempre in viaggio, giri molto, molto il tuo tempo anche in Francia. Ecco, ma in che misura ti manca l'Italia quando sei in giro? Cos'è la tua italianità insomma, quando sei all'estero? Ma io mi sento molto italiana sempre, quindi l'Italia la porto con me perché tutto in me è italiano, la fisicità, il modo di mangiare, perché mi piace tutto, troppo, una fatica, e tu
tutto in me l'italiano, quindi l'Italia non è che mi manca, tutta la mia famiglia è in Italia, ci torno spessissimo, quindi insomma l'Italia me la porto nel cuore. Ci parlavi di Londra, città cosmopolita, eccetera, ma c'è una zona in particolare di Londra che ti piace? Mi piace, vabbè, il British Museum, perché comunque c'è sempre tutto, tante cose incredibili da vedere. Mi piace Chelsea, perché forse perché è piena di italiani, quindi mi sento a casa. L'ultima domanda, ma pensi di far crescere qui le tue figlie? Non lo so perché in effetti Londra mi piace molto anche per le scuole, perché ci sono delle scuole meravigliose, però è vero che il mio tipo di vita mi porta così tanto in giro, quindi spero di sì, ma non lo so. Grazie mille, io inviterei l'ambasciatore a salire sul palco, noi stare qui che vogliamo darti un omaggio. Thank you.